Professore, partiamo da qui. Siamo di fronte a che cosa? Qual è l'aggressività di questo virus? Non lo sappiamo, è un virus nuovo che abbiamo appena scoperto e non riusciamo a sapere ancora quanto la malattia che causa questo virus è grave. Ci sono stati 9 morti, questa è una cosa preoccupante, però non sappiamo se erano persone che già stavano male oppure se erano individui in perfetta salute. E ci sono molte cose che ancora non sappiamo. Quello che sappiamo è che c'è un nuovo virus che si trasmette da uomo a uomo e pare che si trasmetta molto facilmente e a mio giudizio la stima del numero di casi fatta dalle autorità cinesi è molto molto ottimistica. La mia sensazione da virologo è che siano invece un po' di più, anzi molti di più. Ecco, che cosa ci può dire, insomma, quali sono i sintomi per cui uno magari che si sta seguendo da casa possa anche iniziare a preoccuparsi e quali soprattutto i pericoli che arrivi anche in Italia? Abbiamo sentito, sono stati rafforzati i controlli nei maggiori aeroporti internazionali, ma soprattutto anche a Fiumicino. Ci sono i controlli e devo dire che il Ministero si è mosso in maniera appropriata e pronta, però noi ancora non sappiamo per l'appunto se il virus può essere diffuso anche da persone, per esempio, che non hanno dei sintomi. In questo caso ovviamente sfuggirebbero ai controlli, questo non lo sappiamo e lo vedremo nel tempo. Al momento, tuttavia, in Italia non c'è nessun rischio, però il nostro paese contiene un aeroporto, quello di Fiumicino, che per l'appunto è uno dei 3 aeroporti che hanno un collegamento diretto con la città di Wuhan. Quindi dobbiamo stare attenti. Quello che io posso dire è che non c'è nessun motivo per diciamo, entrare nel panico, però dobbiamo essere attenti perché appunto il rischio che il virus arrivi da noi c'è, anche se qualcuno dice che è minimo. In realtà, per esempio, le autorità europee proprio ieri pomeriggio hanno spostato questo rischio da minimo a moderato. E quello che è importante è che se qualcuno è stato in viaggio da quelle parti e accusa dei sintomi respiratori, tosse, febbre, naturalmente bisogna andare subito dal medico in modo da capire prontamente se si è di fronte a una banale influenza, cosa molto più probabile visto il periodo dell'anno, oppure se è questa nuova infezione, della quale ancora purtroppo non conosciamo con precisione la pericolosità. Questo per le persone che arrivano dalla Cina, che cosa consiglierebbe invece a chi si deve mettere in viaggio e magari la destinazione è proprio quella, sono diretti verso la Cina? Che cosa consiglia, professore? Io consiglierei di posporre il viaggio a meno che non strettamente necessario. Quindi evitare assolutamente il viaggio. Ecco, viaggiare in No, aereo. evitare assolutamente no. Direi che ci sono posti, se uno viaggia Sì. perché deve viaggiare, chiaramente ci deve andare, basta. Però se è un viaggio di piacere, in questo momento ci sono destinazioni che comportano meno rischi infettivi. Questo è un rischio difficile da quantificare in questo momento, appunto perché del virus sappiamo ancora molto poco.